problemi in cui una società sportiva va incontro ad oggi se volesse usufruire degli spazi acqua dello Sporting. Diciamo subito, perché ci tengo a dirlo, visto che il sindaco è stato più e più volte pronto a rimarcare questo aspetto, diciamo subito che nessuno discute sul fatto che le tariffe non si siano abbassate rispetto a quelle dell'anno scorso. È indubbio che le tariffe siano anche dimezzate rispetto a quelle che erano l'anno scorso. Ciò nonostante, vi farò vedere che con i numeri alla mano, per una società sportiva non è assolutamente facile e nemmeno avvicinabile l'ipotesi di usufruire di questi spazi acqua, pur avendo delle tariffe più basse rispetto a quelle dell'anno scorso. Una piccola storia come preambolo di quello che è successo. Sporting apre ufficialmente intorno al 2006 con un accordo firmato fra la società che allora era qua, che era lo Sporting Village, e le società di nuoto agonistico presenti allora sul territorio, che erano nella fattispecie due ufficialmente, con le quali stringe un concordato, se così lo possiamo chiamare, per cui si hanno delle tariffe agevolate per lo svolgimento del nuoto agonistico, che via via negli anni sarebbero andate ad aumentare grazie anche all'intervento i primi anni del comune e successivamente con gambe proprie. Nel dicembre 2012 succede quello che succede, insomma la società Sporting Village abbandona l'impianto, lo prende in mano il comune ci convoca come società potenzialmente utenti di questo impianto e insieme cerchiamo di costruire una strada affinché tutte le società del territorio possano usufruire di questo impianto e quindi rilanciarlo. Veniamo più e più volte convocati dall'amministrazione, nella fattispecie dall'assessore e dai dirigenti dell'ufficio sport, ci troviamo diverse volte anche con le altre società, cerchiamo di far presente quali sono le nostre difficoltà, che principalmente sono difficoltà economiche, visto che siamo società dilettantistiche non a scopo di lucro, quindi non abbiamo un'attività commerciale, non abbiamo attività di marketing, ma abbiamo solo ed esclusivamente le quote dei ragazzi che nuotano da noi come unica fonte di ricchezza e di guadagno. Successivamente viene chiesto nel periodo delle vacanze di Natale, quando già Sporting Village abbandona l'impianto e viene preso in mano dal comune di Novara, chiediamo la possibilità al capo dei vigili urbani, che nel frattempo era diventato, come si può dire, amministratore eccezionale di questa situazione, la possibilità di usare delle corsie nelle vacanze di Natale in modo agonistico, richiesta che a cui non è mai stata data poi una risposta, se non che c'erano dei problemi, che Sporting ancora non aveva abbandonato del tutto l'impianto e quindi non si poteva usufruire. Quindi con l'attività agonistica abbiamo dovuto ripiegare un altro impianto di Novara, che nella fattispecie era la piscina comunale dell'Alcarotti. Il 3 gennaio noi rappresentanti delle società sportive veniamo convocati dall'amministrazione comunale e in questa sede ci vengono presentate quelle che sono le tariffe ufficiali che l'amministrazione comunale ha deciso per usufruire dello Sporting. Le tariffe ufficiali penso che ai giornali siano arrivate, nel caso in cui invece non fossero arrivate sono queste, non si vede molto bene, però sono state evidenziate da me le tariffe che nella fattispecie vanno ad interessare quelle che sono le società agonistiche. Allora, l'attività agonistica in una fascia oraria dalle 9 a mezzogiorno va da 6, trattandosi di ragazzi che frequentano le scuole non può essere presa in considerazione. L'attività agonistica, la fascia oraria invece che va da mezzogiorno alle 5 è quella che per l'attività agonistica è utilizzata o utilizzabile, mentre per l'attività dei piccoli, sempre agonistica o preagonistica, però della fascia di età più piccola, che sono i bambini che vanno dai 7 ai 10 anni, quindi hanno bambini Novara anche dei rientri pomeridiani, non poteva essere fatta prima delle 17. Quindi andiamo a sforare nella terza fascia oraria proposta dal comune, che va dalle 17 alle 22. Qua sono le tariffe orarie, okay, richieste dal comune per una corsia. Allora, io ho voluto farvi vedere nel dettaglio quali sarebbero i costi che la nostra società, ma valgono per tutte le società, io l'ho fatto
sui nostri atleti, quali sono quindi i costi a cui noi andremo incontro mensilmente. Allora, ipotizziamo due corsie nella fascia oraria che vi ho fatto vedere prima, dalle 15 alle 17, troveremo un costo che va ad essere 96,80 euro ad allenamento per due corsie e due ore. Moltiplichiamo questa cifra per i 5 giorni che sono dal lunedì al venerdì e otteniamo 484 euro. Vado veloce perché i numeri sono importanti, però il discorso fondamentale è quello che segue. Se prendiamo due corsie al sabato pomeriggio, dove abbiamo un'altra fascia di prezzo, il sabato pomeriggio la fascia di prezzo è 19,36, ipotizziamo noi di prenderla due ore, solo due corsie e solo un'ora, abbiamo 38,72 per un costo settimanale alla fine che va ad essere di 522,72 euro a settimana. Se lo moltiplichiamo per le 4 settimane utili per gli allenamenti abbiamo un costo mensile di 2.090 euro. Il tutto, ci è stato detto dal comune, che deve essere saldato a 5 giorni dalla fattura. Quindi come funziona? Noi chiediamo lo spazio acqua al comune, essendoci tantissimo spazio acqua non faranno difficoltà a darcelo nell'immediato, vuol dire che a 5 giorni dalla consegna, cioè o meglio dalla fattura, da quando loro ci dicono ok lo spazio acqua lo potete prendere da domani, io ho 5 giorni per saldare 2.090 euro, visto che devo prenotare l'acqua, almeno, come vedete, come si vedeva nella tariffa, almeno una programmazione mensile, che quindi non posso prenderlo per una settimana, ma queste tariffe devono essere utilizzate per una programmazione di almeno un mese. Quindi, se ipotizziamo un'ipotesi di una squadra di 10 atleti agonistici, io ne ho 7, okay? Quindi i costi a me andrebbero ad essere più alti di quelli che sono qua, ma ipotizziamo una squadra agonistica di 10 atleti, significa che ogni atleta ad ogni allenamento va a pagare 9,60 euro, perché se era 9,80 euro sarebbe l'allenamento, se era 96,80 la tariffa di ogni allenamento, avendone 10 vado a pagare 9,60 euro. La cosa assurda per quello che mi riguarda è che se io entro come nuoto libero e sono di Novara come lo sono i miei atleti pago 6 euro, se sono fuori Novara ne pago 7 per il nuoto libero, dove non ho fascia oraria, dove non ho un vincolo di 2 ore, posso stare 4 ore come posso stare mezz'ora. La frase provocatoria è quella che segue: se l'obiettivo era quello di agevolare le società sportive, lascio a voi con i puntini trarre le conseguenze. Per poter pagare quanto il nuoto libero, cioè per far sì che io possa pagare 6 euro ad atleta, io devo avere 16 atleti dell'agonistica in due corsie. Qualcuno di voi potrebbe dirmi, beh, però se tu avessi una squadra di 20 atleti sarebbe ridotto il costo. È vero, in parte. Se non fosse che se avessi 20 atleti, probabilmente, anzi non probabilmente, avrei bisogno del doppio delle corsie, di 4 corsie. Qualcuno può obiettare anche, chi l'ha detto che devono stare 5 persone in ogni corsia? Beh, la risposta è da una parte logica e dall'altra tecnica. La parte logica penso che ci possiate arrivare, chiunque di voi possa arrivare a pensare, a sapere che 10 persone in una corsia fanno più difficoltà a nuotare che 5 in una corsia, va da sé. La parte prettamente tecnica è che per quanto riguarda una squadra agonistica ci sono atleti che hanno dei tempi di un certo tipo. Un allenamento di agonistica prevede non solo degli allenamenti di una vasca o due per volta come può essere concepibile per un corso di nuoto, ma prevede dei lavori dove ci sono magari 400, 500, 600 metri di fila da fare, quindi 16, 20, 25 vasche di fila. Se io ho in una corsia un numero superiore a 5 atleti, ipotizzando che il primo, anzi non ipotizzando, considerando che il primo che parte fa un 50 metri, quindi due vasche nell'arco di 30 secondi, scaglionando ogni partenza, quindi facendo partire un atleta a 5 secondi l'uno dall'altro, vuol dire che il primo entro 30 secondi arriva. Se ne ho 5 vuol dire 5, 10, 15, 20. In 20 secondi sono partiti tutti. Se io ne ho 6, l'ultimo parte dopo 50 secondi, 40 secondi, vuol dire che il primo è già arrivato. Ma se deve fare la virata per fare degli allenamenti più lunghi dei soliti 50 metri, vanno ad accavallarsi gli atleti. Quindi la qualità del lavoro va perduta. Non è un lavoro qualitativamente efficace. Okay? Quindi visto che stiamo parlando di nuoto agonistico, il numero di ragazzi per ogni corsia, accettabile, logico e tecnicamente valido, è di 5. Chiunque può mettere 20 persone. È vero, però non mi venga a dire che è un lavoro di qualità, ok? E visto che facciamo
facciamo agonistica, noi abbiamo bisogno di lavorare sulla qualità. Questo per quello che riguarda il discorso dei grandi, agonistica. Quindi il prezzo era 2.090 euro al mese. Il discorso preagonistica, o se vogliamo agonistica, ma della fascia di età dove si allenano tre volte alla settimana e sono ragazzi più piccoli. Le corsie hanno un costo diverso. Ogni allenamento di 2 ore mi viene a costare per una corsia qua, non più 2 corsie, perché qua ho 6 atleti, 6 ragazzi, mi viene a costare 65,34 euro un'ora, scusate, una corsia per 2 ore. Moltiplicato per 3 giorni settimanali sono 196 euro. Moltiplicato per 4 settimane, io per una corsia 3 volte alla settimana spendo 784 euro. Anche qua è tutto da pagare a 5 giorni dalla fattura. 6 ragazze della preagonistica, ok, vanno a pagare 10,89 euro ogni allenamento. Ribadisco che il nuoto libero pagherebbe il ridotto, perché si tratta di ragazzi sotto i 14 anni, quindi pagherebbero 5 euro se fossero di Novara, cosa che sono, e 6 euro se fossero fuori di Novara, contro i 10,85. Quindi gli verrebbe a costare il doppio, paradossalmente. E anche qui la considerazione provocatoria è: se l'obiettivo era quello di agevolare le società sportive, questo è un esempio di come le società sportive purtroppo non sono agevolate. E non è una mia opinione, è un dato di fatto che deriva dai semplici calcoli di queste tariffe. Ipotizziamo l'attività dei corsi di nuoto. Corsi di nuoto, una corsia nella fascia oraria dalle 17.30 alle 19.30 mi costa anche qua 36,30. Moltiplicato 2 ore, okay, perché una corsia per i corsi di nuoto è un'attività commerciale, quindi è calcolata con un tariffario differente da quello che era per l'agonista. Ve lo devo rimandare il tariffario di prima dei corsi di nuoto? No, comunque, fidate. Moltiplicato quindi per 2 ore, 17.30, 18.30 il primo turno di corso di nuoto, 18.30, 19.30 il secondo turno, io andrei a pagare 72,60 euro, ok? Moltiplicato 2 giorni alla settimana, ipotizziamo il martedì e il giovedì, io alla settimana vado a pagare 145,20 euro. Usiamo la corsia anche al sabato, altri 24,20 euro. Moltiplicato 2 euro, 2 ore, 48 euro. Per un totale il corso di nuoto mi costerebbe 193 euro alla settimana, che al mese vorrebbe dire 774 euro. Una corsia, stiamo calcolando sempre una corsia. Qui è stato fatto anche un calcolo di un istruttore. Vogliamo dare a questo istruttore almeno 8 euro all'ora, 6 ore alla settimana, che sono le ore di corsi che faremmo, verrebbe 48 euro alla settimana, pari a 192 euro al mese. Quindi a me, totale, un corso verrebbe a costare 996,40 euro al mese, per avere una corsia 2 ore alla settimana, 4 ore alla settimana, anzi scusate, 6 ore alla settimana. Non vi ho fatto il costo, il calcolo di quanto io dovrei andare a fare pagare un eventuale abbonamento a un corsista di nuoto, cioè uno che ne farà il corso, perché visto che non c'è la possibilità di farlo, non ha senso che lo faccio. Potrei ipotizzare che faccio pagare un mensile 40 euro, come lo posso far pagare 20 euro, come lo posso far pagare 80 euro. Quello che interessa sapere è che io devo pagare al comune 774 euro a 5 giorni dalla richiesta dello spazio acqua. Se io oggi apro le iscrizioni, le apro facendo, cioè, come punto fermo però di avere la piscina, di avere una corsia, io in 5 giorni dovrei recuperare un numero che va intorno ai 40 persone, 40 bambini per poter arrivare a offrire un tariffario in concorrenza con quello che offre adesso Sportiamo, che è l'unica società che attualmente sta facendo dei corsi di nuoto presso la struttura, e nel contempo poter rientrare di 774 euro, il tutto in 5 giorni. Okay. Quindi, questa conferenza stampa non è semplicemente, anzi non è assolutamente una polemica con il Comune. Il Comune ha fatto giustamente, secondo me, i suoi interessi. Quello che dico io è che non mi può venire però a dire adesso e in futuro che il Comune sta lavorando per le società sportive, che ha agevolato le società sportive, che fa dei progetti sportivi, che Novara è sport, lo slogan è ancora valido, forse è valido per alcune discipline. Io non voglio entrare in polemiche, però i giornali li vedete tutti, alcuni di voi sono giornalisti, quindi sapete effettivamente come funzionano le altre cose. Sappiamo la storia della Igor, sappiamo la storia dell'hockey, sappiamo il Novara Calcio, sappiamo la pallavolo. Insomma, qui noi parliamo di nuoto, a me interessa il nuoto, io devo tutelare, rappresentare, difendere gli atleti.
che fanno nuoto, le famiglie che hanno riposto fiducia in noi, che danno a noi delle responsabilità e che danno a noi dei soldi. Soldi che ad oggi non sono sufficienti per andare allo Sporting Village o allo Sporting Novara o alla piscina comunale di Novara. Ci tengo a dire che è una piscina comunale, perché potrebbero anche dire ma ci sono altre piscine qua a Novara. Sì, ma questa è una piscina comunale. Ci hanno tolto il palazzetto dello sport che era comunale, ci dessero la possibilità di usufruire di un altro impianto comunale. Noi attualmente ci stiamo allenando nella piscina comunale di Trecate. Io vi assicuro che a Trecate pago un terzo di quello che mi viene richiesto qua. Usufruisco di 6 corsie a volte, ma non meno di 3 ad allenamento, e pago un terzo per gli stessi spazi d'acqua, anzi di più, per servizi analoghi, spogliatoi, docce calde, riscaldamento, luce, materiale didattico, quindi tavolette e quant'altro mi serve per i ragazzi per allenarli, quelli che non ce li hanno, ok? Quindi la considerazione con cui voglio lasciarvi e poi dare la parola invece ad Andrea Di Girolamo, però prima ve lo voglio presentare. Io credo che agevolare i giovani alla pratica sportiva sia un investimento lungimirante da parte di un'amministrazione intelligente, mentre applicare delle tariffe basandosi solo su calcoli matematici e soprattutto tariffe insostenibili sia solo miopia becera. Questa era la presentazione che volevo far vedere a voi giornalisti, prima di tutto, per farvi capire quali sono i prezzi con i numeri alla mano. In secondo luogo volevo invece dirvi e comunicarvi o comunque presentarvi che noi non è che ci aspettiamo che nessuno ci regali niente. Noi quando siamo stati convocati, come è stato detto all'inizio, nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dall'amministrazione, dall'assessore, dai funzionari, dai dirigenti comunali, siamo andati e abbiamo cercato di dare loro, non dico delle soluzioni, perché noi non siamo degli insegnanti, però abbiamo cercato di ragionare su quelle che potevano essere delle possibilità, delle soluzioni, delle alternative a poter far sì che questa struttura diventasse effettivamente il polo riconosciuto da tutte le società sportive, non solo dal nuoto, ma questa è una struttura che potenzialmente potrebbe essere utilizzata dai pallavolisti, dai cestisti, dai football americani, da chi fa rugby, non so come si dice, però da chi fa football americano. Da chi fa tennis, da chi fa hockey, cioè potrebbe essere veramente una struttura polivalente, non è solo piscina, abbiamo delle palestre, abbiamo delle sale, abbiamo stanze didattiche prettamente utilizzate per la rieducazione, per la riabilitazione, quindi ha un potenziale enorme. Ed è vero che questo dovrebbe essere per il comune il centro cardine di tutto quello che ruota intorno allo sport. Quindi quando noi siamo stati convocati abbiamo presentato al comune un progetto che qualcuno di voi magari ha già sentito, che si chiama Fondazione Novara Sport Minori, dove raccoglieva tutti quegli sport che non sono il classico calcio, la classica pallacanestro, cioè gli sport più gettonati, ma sono sport effettivamente minori: pallavolo, rotellistica, hockey, pugilato, scherma, football americano, nuoto, tante realtà, discipline. Però questo progetto ve lo voglio presentare da chi è stato insieme ad altre persone, ma è il presidente di questo progetto, di questa fondazione, che vi spiegherà nel dettaglio, comunque meglio, farvi capire qual era stata la nostra mano tesa nei confronti dell'amministrazione per poter far sì che i nostri ragazzi potessero allenarsi qua, ma che tutti i ragazzi giovani potessero usufruire dell'impianto. Scusate, prima saluto la dottoressa De Leonardis che ci deve abbandonare, lei è l'altra ragazza che lavora con noi in Novara Modena, una psicologa dello sport, che avrebbe potuto avere una grossa funzione all'interno di questo progetto, che adesso vi spiegherà, ma che purtroppo non potrà farlo perché... Ma solo una considerazione, giusto per farla presente agli utenti del web che vedranno il filmato integrale. E tu mi dicevi, scusami, ti do del tu, cioè, siamo nell'ambito sportivo, anch'io sono sportivo. Soprattutto sono giovane. Infatti... c'è un'altra società che fa attività al momento presso questa struttura? C'è un'altra società che fa un'attività commerciale presso questa struttura. Commerciale, quindi comunque è soggetta sempre alle stesse tariffe? No. Non è soggetta a queste tariffe perché si tratta della società che già prima gestiva il corso di nuoto presso questo impianto per Sporting Village. La società nella fattispecie si chiama Sportiamo e
hanno dei contratti in essere che scadranno a fine di quest'anno, a fine 2013, per cui l'amministrazione comunale, giustamente, non spetta a me dirlo, ha ritenuto di dover portare avanti con questa società degli accordi che erano stati presi precedentemente, quindi loro hanno delle tariffe o hanno comunque dei contratti diversi da quelli che sono sottoposti a me, ma anche a un'altra società di moto agonistico che volesse chiedere gli spazi acqua qua. Quindi alla scadenza della stipula del precedente contratto in teoria dovrebbe essere sottoposta alle tariffe alle quali anche voi siete sottoposti adesso? In teoria sì, in teoria allo scadere di questo contratto sì, me lo auguro, per cui ad oggi comunque hanno tariffe diverse che non conosco, però so che sono più basse. Grazie. Prego. Lascio la parola ad Andrea Di Girolamo, che si presenta come presidente della Fondazione di Novara Sport Minori e vi dice qual era questo accordo che volevamo prendere con il Comune, questa mano che volevamo dare al Comune. Beh, partiamo da un presupposto. L'associazione nasce con l'intento proprio di raccogliere i vari gruppi sportivi che chiaramente in questo momento storico sono in forte sofferenza e cercare di trovare spazi, soluzioni che possano ottimizzare quelle che sono le risorse e condividere quello che è il know-how che ognuna delle squadre ha. In questo progetto che era stato formulato, l'intenzione era proprio quella di veicolare attività su questo impianto che mediamente ne sono un po' estranee. Io faccio parte di una squadra di football americano, tendenzialmente l'acqua, il football americano non è il mio team, è un atto particolarmente piovoso, le due cose un po' si fondono, ma sono consapevole in una programmazione più ampia e più tecnica dei miei atleti che dell'attività svolta all'interno di questa struttura potesse essere di beneficio ai miei atleti, così come fatto in altri posti oltreoceano. E quindi sulla scorta di queste nuove tecniche di allenamento, la proposta che si era fatta con il Comune di Novara era proprio quello di cercare di formulare dei pacchetti che potessero portare periodicamente, anche limitatamente nel tempo, ma comunque un po' tutti gli atleti novaresi su questa struttura, in modo tale che potessero effettuare dei percorsi di preparazione, di fitness funzionale, di, perché no, anche dell'attività in acqua, di potenziamento, aerobica e quant'altro. Sfortunatamente il progetto è stato colto solo in parte, ovvero c'è un'apertura del comune a determinati tipi di attività, ma di fatto quello che era l'idea iniziale era proprio quella di dire non calcoliamo il costo dello spazio acqua fine a se stesso, ma cerchiamo di distribuirlo su tutta una serie di attività che possono essere raccolte dalla comunità sportiva novarese. E questo ha portato poi a prenderlo in parte, non in tutto, ad applicare questi prezzi che abbiamo visto oggi, che sono difficilmente sostenibili dall'individuo. Anche perché il momento storico è quello che è. Si potrebbe anche eccepire che ogni squadra potrebbe trovare degli sponsor a sostegno della propria attività, ma mi sembra che per primo il Comune abbia diverse difficoltà a trovare sponsor che sostengano le sue iniziative, che hanno sicuramente una visibilità altissima. Mi sembra che ci siano stati dei problemi a trovare degli sponsor per le luminarie natalizie, che invece di solito erano una cosa assolutamente gradita e fonte di momenti di piacere e di luce per la città. Quindi direi che l'argomento sponsor in questo momento storico è da escludere. Apprezzo la serietà di Michele, che si fa degli scrupoli anche sulle fatture, nel senso che dice fatture 5 giorni, io sento la necessità di essere a posto, quindi voler saldare per tempo quelli che sono i miei oneri economici, al contrario di altri che invece avrebbero ad ogni costo comunque accettato questi tipi di compromessi e dilazionato o magari disatteso completamente il pagamento del dovuto. Ecco, quello che porto è il pensiero di squadre che fino ad oggi hanno sempre cercato di, con fondi limitati, non solo di continuare di mantenere la propria attività, di farla crescere, ma anche e soprattutto di
da sempre, e in questo momento storico probabilmente anche di più, di accogliere individui che non hanno le possibilità economiche per fare dell'attività sportiva oggi. E che cosa vuol dire? Vuol dire che poi saranno in giro per la strada, vuol dire che non si sentiranno parte di un gruppo, se non un gruppo fatto di individui, cosa che mediamente nello sport e nelle squadre questo non succede. Non avranno probabilmente un adulto di riferimento, perché vivranno al di fuori di quelle che sono strutture, tra virgolette, chiamiamole controllate, o quantomeno organizzate. Quindi effettivamente impedendo alle società sportive di sopravvivere e di continuare a crescere, ciò che sarà il primo danno collaterale evidente sarà il fatto di avere ragazzi meno formati da un punto di vista morale, educativo, e sicuramente meno inseriti in una società che gli possa insegnare quello sportiva e non, che gli possa insegnare quelli che sono i veri obiettivi della vita futura. E tutto questo, svuota un po', diciamo, perché se non ho neanche la possibilità di fare queste attività perché il mio comune, scarsamente assennato, non si rende conto che questi sono prezzi non sostenibili, insomma, dispiace parecchio. Io con questo invito a una riflessione sensata la nostra amministrazione, cercando di trovare sempre con noi, che siamo coloro che poi hanno fisicamente il polso dei ragazzi. Noi sappiamo chi può pagare, chi non può pagare, perché non può pagare, se è una situazione temporanea, se è una situazione a lungo termine. Cioè, siamo noi che parliamo con il fruitore del servizio. L'attività che invece fa la pubblica amministrazione è dare un orientamento. Beh, noi vorremmo aiutarli a dare questo orientamento. Ci abbiamo provato, sentiamo di essere grandi, nel senso di adulti abbastanza per poterci interfacciare con chi deve far quadrare dei bilanci, e abbiamo proposto effettivamente progetti sostenibili e ne proporremo altri, sempre con il medesimo entusiasmo, però la speranza che qualcuno di questi per un po' vada a buon fine, perché sennò chiaramente anche il nostro entusiasmo, ma potrebbe anche essere che prima o poi il nostro entusiasmo evapori, e a quel punto insomma, ci spiace che le cose non possano andare meglio con dei piccoli ma sensati sforzi. Questo è quanto. Qui era la nostra proposta. E le attività che questo contenitore. No, vediamo se riesce, no? Diminuisci un pochettino. Vedi? Sì, diminuisci, vai. Sei stato giù. No, troppo adesso. Ok, vai. Quello che era il nostro progetto per cercare di far trasformare questa struttura realmente nello scatolone dello sport, ma compreso addirittura l'attivazione di corsi per la struttura, quindi l'affitto per esempio di questa sala, che forse oggi non ha un prezzo, ma avremmo potuto dargli sicuramente un valore in termini economici. Il fatto di portare qua dentro atleti che mediamente non sono abituati, non hanno la necessità, chiamiamo così, o il bisogno di entrare in una struttura di questo tipo, veicolandoli su questi spazi che mediamente invece non gli appartengono. Quindi c'erano effettivamente tutta una serie di possibilità, in qualcosina è stata presa. Da oggi posso dire che comincia un corso che a me alletta, che è quello del fitness funzionale per il mio team, che è il fitness funzionale, sì, è stato attivato questa cosa, però era una parte, poteva essere preso in toto, mi spiego, e quindi accoglierà una parte di quelli che erano i possibili fruitori invece che l'insieme. Cioè, 3.000, l'associazione conta tra i 2.000 e i 2.500 atleti. Di attività che a parte il nuoto con la piscina hanno poco a che fare, quelli potrebbero essere 2.000 atleti che periodicamente, vuoi d'estate perché hanno già pagato l'annuale e possono usufruire della piscina, vuoi per la sala pesi, vuoi per alcune attività di potenziamento, vuoi per alcune attività aerobiche, vuoi per alcune attività anche di recupero fisico, potevano entrare in questa struttura invece che andare in altre.
speranza è che con la prossima attribuzione, il prossimo bando, ammesso che ci sia, o quantomeno con la prossima ridiscussione di tutto quello che riguarda lo Sporting, ci sia la possibilità chiaramente di valutare altre sfaccettature di questo progetto che sono state lasciate fuori. Fa parte comunque anche Domenico Fioravanti, che voi penso conosciate. Io volevo dire una cosa, questa proprio perché non esca poi come una semplice sorpresa, ma una cosa grandiosa ad opera del Comune. Io ho sentito Domenico non più tardi di sabato, e lui è vero che fa parte della nostra società come consigliere, come dirigente, è altrettanto vero che ha una sua attività. Io so che è stato contattato dal Comune, so anche perché è stato contattato dal Comune. Mi auguro non succeda che tra qualche giorno il Comune si debba vantare di essere stato lui esclusivamente ad avere portato Domenico Fioravanti alla luce, o a dare una mano, o a presenziare, o a partecipare in alcune cose dello Sporting, perché sarebbe triste che un Comune giocasse sulla pelle di una società senza, sapendo che questo personaggio comunque fa parte di questa società, senza coinvolgere o quantomeno concordare alcune cose anche con la società. Domenico è una persona adulta, è un professionista che fa comunque anche un altro lavoro e quindi ha un'attività sua, giustamente la regola come meglio crede, ci mancherebbe. Tuttavia mi spiacerebbe che il Comune dovesse sfruttare l'immagine di Domenico e sfruttare quindi anche Domenico facendosi bello di averlo magari coinvolto o portato nella struttura per alcune cose, quando così in realtà avrebbe potuto fare ben altre cose. Ecco. Questo ci tengo a sottolineare perché so che Domenico è stato contattato, so che c'è qualcuno che si fregia dicendo aspettate, per quanto riguarda Domenico Fioravanti, aspettatevi grosse sorprese. Ecco, sorprese vi dico già che è stato contattato.